Che fare di fronte a tutto ciò? Chi salverà questo paese da se stesso e dal capitalismo transnazionale che ormai è diventata la vera governance mondiale? Dice Scarpinato, la lezione della storia dimostra come in alcuni frangenti cruciali il paese nostro non sia stato salvato dalle sue maggioranze, ma dalle sue minoranze. Sono state le minoranze che hanno fatto il risorgimento, trasformando un popolo di tribù in una nazione. Sono state le minoranze che hanno fatto la resistenza e hanno concepito la Costituzione. E sono le minoranze quelle a cui oggi sembra affidata la difesa della Costituzione stessa. Quindi, la difesa della Costituzione resta l'ultima spiaggia, il terreno elettivo della nuova resistenza contro l'oppressione che assume forme esteriori sempre diverse, ma la forma interna è sempre quella. Sino a quando la Costituzione resterà in vita, anche solo formalmente, perché parte della Costituzione dal punto di vista sostanziale è come fosse abrogata, ma finché almeno formalmente resterà in vita, sapremo sempre da dove ricominciare. Sarà sempre possibile far cancellare dalla Corte Costituzionale l'ennesima legge illiberale e antidemocratica che uno schieramento politico approva e l'altro, che dovrebbe fare opposizione, tiene in vita. Uno l'approva e l'altro la tiene in vita. Quindi sono d'accordo. La Costituzione italiana va non solo difesa, ma rilanciata, perché proprio per i valori liberali e democratici di cui è intessuta e per il suo impianto complessivo anti-oligarchico, nei nostri termini anti-autoritario, in cui il potere dominio è bandito, è incostituzionale. Allora, la Costituzione italiana, appunto, indica la direzione di marcia verso la quale muoversi per un progetto politico di più ampio respiro che poi valichi anche i confini nazionali, perché non si tratta solo della liberazione dell'Italia, si tratta della liberazione mondiale. È nel mondo che questo deve accadere. Ormai il neoliberismo, cioè la nuova oligarchia neofeudale, ha contagiato dalla Thailandia alla Cina, al Giappone, tutto. Ecco, non si salva più niente. Ecco. Un paese soltanto, credo, si è tenuto fuori, no? Che è il Bhutan. È una monarchia che infatti tra i suoi principali valori ha messo l'educazione. L'educazione alla pace, l'educazione alla fratellanza. Nei nostri paesi cosiddetti democratici l'educazione è inglese, impresa, informatica, mica solo in Italia. Allora, se è vero che oggi la difesa della Costituzione resta affidata alle minoranze, ciò non ci deve scoraggiare, signori, cari amici, non ci deve scoraggiare. Perché? Perché gli storici, gli analisti del potere, cioè coloro che l'hanno studiato nella storia, sanno bene che la storia non è fatta dalle maggioranze disorganizzate, neppure dalle oligarchie paralitiche, immobiliste. La storia, insegnava un grande maestro di democrazia come quale Gaetano Salvemini, è fatta dalla dialettica e dallo scontro fra minoranze organizzate. Fra minoranze organizzate. Consapevoli e attive, che vincendo le inerzie della maggioranza disorganizzata, la trascinano in una direzione o nell'altra. Allora, il neoliberismo, nel suo nucleo fondativo, era una minoranza, però ha occupato le università, ha avuto i suoi think tank, cioè le sue cisterne di pensiero, le ha organizzate, erano tutto sommato, non erano tantissime all'inizio, e sono riusciti a invadere il mondo. Beh, disponevano di denaro, ci sono riusciti per quello e per altre ragioni. Bene,
occorre una minoranza altrettanto decisa, altrettanto organizzata, che disponga di altri mezzi, non quelli del denaro, perché non ce ne sono denaro, perché una minoranza che si vuole, diciamo, vuole risuscitare i valori della resistenza, ma si fonda su altri valori che sono presenti in ogni persona. E qui si apre un tema enorme che tratterò nel prossimo video. Qui voglio solo completare con la lettura di l'ultima parte di quest'articolo, in cui Scarpinato cita, no, le parole di Piero Calamandrei, che un discorso finale di fronte all'Assemblea Costituente dice parole di questo tipo. Dice: e noi oggi siamo qua e abbiamo un compito tutto sommato facile, molto più facile di chi ci ha preceduto. E chi ci ha preceduto sono i morti per la resistenza, che conosciamo nome per nome. Qui dice appunto, non so, Matteotti, Rosselli, Amendola, Gramsci e così via. Allora dice: essi sono morti senza retorica, senza grandi frasi. Ricordatevi che Gramsci, come Socrate, avrebbe potuto salvarsi benissimo. Non l'ha fatto per coerenza. Quindi, essi sono morti senza retorica, senza grandi frasi, con semplicità, come si trattasse di un lavoro quotidiano da compiere. Lavi i piatti, pulisci il pavimento, fai la spesa, muori. Stessa semplicità. Ecco. Il grande lavoro che occorreva per restituire all'Italia libertà e dignità. Ricordatevi che senza libertà non c'è dignità, ma questo poi ne parleremo a livello psichico. E che dignità ha una persona che non è libera, ma è oppressa dentro? E qui vengono in mente le parole di Gandhi quando parla dello svarai, cioè del governo di sé, della responsabilità di se stessi, che si avviene non solo nell'indipendenza, fine cioè delle dipendenze dagli altri, ma avviene dall'indipendenza dalle forze oppressive interne. Gandhi aveva ben chiaro che noi abbiamo due oppressioni, quella esterna e quella interna, perché Gandhi, nella tradizione induista, non separa il mondo interno e esterno, come facciamo nella nostra tradizione accademica, che non ci aiuta per niente in questo. Il mondo interno e il mondo esterno, tutte le tradizioni sapienziali, non si separano, si corrispondono. Quindi abbiamo forze oppressive esterne che diventano interne. Quindi il lavoro è sempre sui due fronti. E il Novecento è l'esempio finale degli errori delle rivoluzioni occidentali, e non solo, ma anche di quelle asiatiche, in cui si cercava di abbattere il potere senza prima aver lavorato sul potere interiore. Cioè su aver abbattuto le forze oppressive interne, quindi a dei dominanti esterni si sostituivano poi quei dominanti interni che diventano oppressori a loro volta. Ecco, finisco qui. Di questo lavoro i nostri morti sono riservati la parte più dura e difficile, quella di morire, di testimoniare con la resistenza e la morte la fede nella giustizia, la fede. Non ci credo un pochino, non ci credo, nichilismo di oggi imperante, non si crede più in niente. Ma la giustizia non ci puoi credere se non sei giusto. Non crede nella giustizia chi non è giusto. Ragazzi, non è che non credo nella giustizia perché l'ingiustizia è fuori, Perché sono dipendente, sono dominato da forze oppressive, il mio mondo interno è guidato dall'ingiustizia, non dalla giustizia interiore. Allora certo non credo nella giustizia. Così come non credo nella verità se non so dire parole vere a me stesso. Dentro e fuori, la stessa cosa. Questa è la grande rivoluzione che ci aspetta, che è straordinaria. In noi stessi, nelle nostre famiglie, nei gruppi di amici, nei gruppi di conoscenti, fino ad arrivare alla collettività, fino ad arrivare alla polis. Si parte ciascuno a fare il suo lavoro. Ciascuno deve fare la sua resistenza contro le forze oppressive interne. Non demandarla a nessun altro, nessuno ci può salvare. Ok, dice Calamandrei, a noi, che siamo ancora vivi, è rimasto un compito 100 volte più agevole, quello di tradurre in leggi chiare, stabili e oneste il loro sogno, il sogno dei morti, di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini, non di alcuni tra di loro,
un clan, no, di tutti gli uomini alleati a debellare il dolore. Alleati a debellare il dolore, tutti, nessuno escluso, compresi i prepotenti. Vedete che sono parole gandhiane queste. Assai poco in verità chiedono i nostri morti. Non dobbiamo tradirli, punto.